Ciao ragazzi, bentornati alla 78esima puntata della Vecchia Italia. Io sono Ciatalin e questa mia serie fa parte delle serie degli Agricolarum. Vi chiedo già scusa per la voce, ma la voce sabato, oggi sto registrando in una serata un po' diversa dal solito. Voi sapete, chi mi segue da tanto sa che io generalmente registro nel weekend, invece sono qua a registrare oggi mercoledì sera perché nello scorso weekend ho avuto il piacere di partecipare alle nozze di uno dei nostri agricolarium, il nostro buon Pagno, e quindi non ho avuto tempo di registrare e la voce è rimasta ai festeggiamenti del matrimonio, quindi va un po' così sta settimana. Allora, sto tornando su velocemente in zona vigneto, dove ho preparato le balle di erba, e come vedete lì davanti mi sono preso il bancale della rete, perché sono rimasto senza rete. Qui dietro, se non l'ho perso, sì, ho ancora attaccato il rimorchietto per le balle, perché avevo intenzione di portare a casa le balle e fasciarle a casa, così sono più comodo, le fascio e le, soprattutto sono più comodo a caricarle con le forche, perché dopo, una volta che sono fasciate, devo usare le altre forche e a caricarle diventerebbe molto più problematico. Allora, ho spostato il peso. Allora, porto su velocemente la rete al nostro 180 per poter finire di imballare. Mi manca pochissimo, forse verrà fuori una balla, ma forse. Sono troppo lontano. Se viene fuori una balla è tutto quello che viene fuori. Allora, avvia. E se io provo a accendere, devi prima ricaricare l'imballatrice. Allora, facciamo che non si ricarica. Perfetto. Allora, vediamo. Ok. Andiamo a salire adesso. Mayday Houston, abbiamo un problema. Faccio un piccolo taglio e ci vediamo tra pochissimo. Eccoci, ho risolto, saliamo a bordo, R, eccolo lì, puoi ricaricare, perfetto, ottimo, ho ricaricato, andiamo ad abbassare l'imballatrice e andiamo a finire di raccogliere quest'ultima passata di erba. E mentre porto avanti i lavori, come sempre ne approfitto per salutare e ringraziare gli amici che hanno lasciato un commento, un saluto sotto la scorsa puntata. Quindi ecco un'altra balla fatta, facciamo un po' di retro. Dopo ho ancora qui, ancora questa da raccogliere sotto. Provo a lasciarla in modo che non rotoli via. Quindi vado a salutare e ringraziare Simone Sivori, Corrado Rinaldi, Giovanni Gentile, Omar Boschero, Luca Minonzio e Giampaolo Zanutto. Ciao ragazzi, grazie infinite per la vostra fedeltà a questa serie. Stai lì, si fermerà quella balla là. E mi è piaciuta in particolar modo, ma credo che l'abbiano visto tutti, però l'ha sottolineato Corrado Rinaldi, che in questa mappa ci ho messo il cuore. Lui dice effettivamente ci ho messo magari il cuore, sì, anche il cuore. Qua
quasi, ma ci ho messo comunque tantissimo tempo a prepararla, a farla come volevo io, la sto portando avanti da più di 70, appunto da 78 puntate, questa è la 78esima puntata, quindi no, ci ho speso tanta fatica, tanto tempo, sono felice di come è venuta, però adesso, detto tra di noi, non ditelo a nessuno, però adesso è ora che Giant cominci a dare qualche novità del nuovo farming per riportare un po' di voglia, perché qua il gioco è bellissimo, però adesso abbiamo bisogno di novità, speriamo di trovare tante novità nel nuovo farming e novità intelligenti soprattutto. Speriamo. Comunque questa serie la porto avanti con molta felicità, mi diverto con molto divertimento, mi diverto a giocare, a passare ore a strusciare, a fare le varie lavorazioni, e quindi la faccio più che volentieri. Allora, vediamo, qui con l'imballatrice ho finito, quindi comincio a frenare un pochino, sganciamo l'imballatrice qui così. Aspetta, che ho visto un pochino d'erba, già che ci siamo, la raccolgo. Eccola qua, ben 5 litri d'erba. Allora, sganciamo l'imballatrice qua, che poi andremo a portarla a casa in un secondo momento. Scendiamo. Ok, andiamo ad attaccare il rimorchietto, perché sennò mi va in giro quando ci carico le balle, e cominciamo a caricare un po' di balloni da portarli a casa. Dopo non vi farò vedere tutto il trasporto dei balloni fino a casa, perché ci vorrà un bel po' di tempo portare a casa tutti questi balloni che ho fatto, e quasi sicuramente verrà la fine di maggio 3 prima di aver finito. Allora, andiamo a prendere il nostro Landini, andiamo ad appoggiare il bancale della rete giù vicino all'imballatrice, e cominciamo a caricare. Ah no, dicevo che anche questo maggio 3 è quasi ultimato, è quasi passato. Maggio a giugno ci saranno varie lavorazioni da fare, dopo daremo un'occhiata anche sul da farsi a giugno. Allora, intanto pensiamo a raccogliere. A giugno abbiamo detto, l'avevamo detto anche nelle scorse puntate, ci sarà da andare a vendere i torelli, i vitelli che ormai sono cresciuti, è un anno che li abbiamo, quindi andremo a fare un incasso dalla vendita dei vitelli, compreremo i vitellini nuovi da sostituire nella stalla, intanto qua rotola. E dovremo portare le vacche da latte su all'alpeggio in Malga, ci sarà da falciare l'erba anche su nel prato della Malga, però prima dovrei guardare di riuscire, se riesco per
ancora in questo mese di maggio a mettere a posto tutti questi balloni, quindi sono da portare a casa, sono da fasciare, sono da impilare. La vedo dura, perché qua con sto rimorchietto così ci metto, dovrei comprarmi un rimorchietto tipo la Anderson per la raccolta delle balle tonde, però sapete che a me piace particolarmente usare il caricatore frontale e quindi io mi ci diverto parecchio a star qua a strusciare, a prendere sui balloni, caricarmeli e via dicendo. Quindi allora, visto che questo lavoro mi tiene abbastanza impegnato e sentite che anche per parlare vado a strattoni perché devo capire cosa sto combinando con le forche per non fare danni, io direi che faccio un taglio e ci vediamo tra poco, perché sennò vi tengo qua tutta la puntata a sentire me che parlo a colpi, a strattoni, e non è bello. Allora, vediamo. Mettiamo su questi due balloni piano. Ottimo, perfetto. Bom, a tra poco ragazzi. Rieccomi. Allora, ho caricato il primo viaggio di balloni d'erba. Adesso li porto a casa, dove ho il lamerlo per scaricarli. Li scarico lì, farò un bel mucchione lì per terra e dopo mi metterò di buona lena a fasciare, però prima devo finire di portare giù tutti i balloni. Far bene, dovrei metterli al coperto, anche se meteo da bel tempo, quindi non ho problemi, però anche se finisco nel mese successivo non succede niente, le balle si mantengono soprattutto se sono al coperto. Adesso vediamo un attimino come organizzarci, perché il meteo cosa dice? Meteo giugno 1, giugno, bel tempo, bel tempo, bel tempo, bel tempo. Allora facciamo così. Allora vediamo, spostiamo il Lamborghini, spostiamo il Lamborghini e vediamo di ammucchiare tutta la parete qua dietro, che dopo appunto mi dedicherò alla fasciatura. Allora muoviamo le cinghie da questa, che ci sono i clicchetti magari, che è un po' più reale mollarle dove ci sono i clicchetti. Ok, fatto tutto, aspetta che spegniamo che qua consuma. Allora vediamo se riusciamo a scaricare senza fare danni possibilmente. Allora vediamo un attimino. Là, guarda lì, perfetto, bellissimo, bellissimo. Starei qui, lo sapete, starei qui ore a lavorare con col telescopico, con i caricatori frontali e via dicendo, e infatti ci starò qui ore, però sicuramente non terrò qui voi. Anzi, potremmo magari le prime balle cominciare già a fasciarle, e faccio vedere un po' di fasciatura e dopo posso spostarmi, posso continuare io fuori registrazione a portare a casa tutti i balloni e a fasciare.
ti sganci. Perfetto. Vediamo. Ecco che sono andato a inforcarle, maledette. Le spingo con le altre balle. Allora, vediamo se riesco a andare, se riesco a scaricare quelle due dietro come le ho caricate. Sono riuscito col caricatore frontale del trattore, penso che col telescopico sia ancora più semplice, è sicuramente più visuale che non con il trattore. E dopo, avendo l'allungo qui, pronti qua, perfetto, perfetto. Ok, queste le mettiamo qua così, perfetto. Allora, continuiamo a scaricare, che nel mentre che io scarico, se facciamo una cosa così, andiamo a selezionarci l'attrezzo davanti, lo aspetta che ok, lo dispieghiamo, lo abbassiamo, lo giro così è più comodo, mi prendo un ballone qui. Glielo appoggiamo sopra delicatamente, là, e lui inizia ad imballare, perfetto. Dopo dovrebbe avere anche lo scarico automatico, non so se ce l'ho attivato, cioè che quando la balla è pronta me la scarica lì davanti, e se no si fermerà lì senza scaricare. Allora, noi, io continuo intanto a mucchiare qua balloni. Ecco, vedete che non l'ha scaricato. Allora, vediamo, mi apro il menu, avvia scarico automatico con la Z, perfetto. E quindi quando lui finisce di fasciare, prende e butta la balla lì per terra. Allora io la spingo un po' avanti con l'altra balla in modo da non rovinarla con la punta della forca, perché dopo vedete che lì sulla destra ho lì l'attrezzo che va attaccato al caricatore frontale per andare a movimentare le balle fasciate. Ok, allora qui vado avanti. Vabbè che oramai sto guardando un attimino i tempi della registrazione, ma qui come sempre il tempo vola. Vediamo se vale la pena fare un altro taglio. Sì, dai, facciamo ancora un taglio e facciamo gli ultimi due minuti tra un attimo. A dopo ragazzi, tanto lì la balla è stata scaricata, perfetto. Io magari intanto che finisco di scaricare imballo ancora, faccio ancora un paio di balloni, così. Vediamo se riesco a metterci su questo. D'erba, ok, mettiamo così e andiamo avanti, si continua con lo scarico. Buono, a tra poco ragazzi. Oh, eccoci. Allora, ho portato a casa l'ultimo viaggio di balle sul New Holland. Adesso sto tornando a casa con Landini, con dietro l'imballatrice della Galignani e davanti appunto alla cesta
la cesta della rete, i rotoli di rete che abbiamo usato per riempire appunto l'imballatrice. Allora, occhio signore che passo io. Ok. Io mentre appoggio queste robe qua in farm, ne approfitto per salutare e ringraziare tutti per aver seguito anche questa mia puntata della Vecchia Italia. Vi aspetto come sempre per la prossima puntata. Vi ricordo di andare a di dare un'occhiata anche al nostro canale YouTube, appunto, dove state vedendo questo video. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e andate a dare un'occhiata anche ai nostri video in multiplayer della serie Coppa Agricolarum, serie spagnola e serie polacca sulla mappa Zielonka e la mappa per la Spagna, la Cornella. Allora, qui adesso portare su l'imballatrice non ci passo. Allora, io direi che possiamo anche appoggiarla momentaneamente qua così. Ok. E dopo la porterò su. Sganciamo la forca anteriore. Ottimo. Accendiamo i fari, che qui comincia a diventare scuro, sono le 8 di sera, e andiamo a movimentare le prime balle. Allora, andiamo ad attaccare i tubi che non si attaccano. Ok, andiamo a prendere le prime balle e così vi faccio vedere dove le metto. Allora, sperando di non andare troppo lungo con la puntata, come sempre prendo la visuale esterna per capire cosa sto facendo. Perfetto, in teoria dovrei riuscire a prenderne due per volta, anche perché sennò non finiamo più. Ok, vediamo di prendercela abbastanza centrale. Buono. Mentre porto a posto queste due prime balle, come detto, vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questa puntata, vi aspetto nella prossima puntata della Vecchia Italia e come detto appunto con le altre serie. A proposito, è uscito anche il video che ha fatto il nostro buon Agri su una manifestazione a Magna Cavallo in provincia di Mantova, dove hanno fatto appunto una lavorazione particolare con i trattori vecchi. Quindi andate a vederlo, non vi dico che cosa hanno fatto, andate a vedervi il video. Detto questo, saluto di nuovo e alla prossima. Ciao ciao.